Ciao, Bablo Blu Cerchiato, qui è Gil di Corner Sandoriano, ragazzi, benvenuti. Allora, chiedo umilmente perdono se ieri sera non ho fatto il video post partita, ma avevo la febbre alta, non sono praticamente neanche riuscito a guardare la partita, ho visto poco. E poi stamattina avevo di nuovo la febbre, quindi mi sono riguardato ancora qualche highlights, qualcosina in più, e ci ho capito un po' di più, diciamo, di quello che è successo ieri. Però eccomi qui per commentarla, appunto, a maggior ragione. Allora, veniamo ai punti salienti, le mie opinioni. Io ho letto di tutto e di più, arbitraggio scandaloso a favore del Napoli. No, no, secondo me no, non più di tanto. Allora, il primo rigore sì, secondo me è inesistente perché sì, Muro calpesta la gamba di Zambaghissa, ma se questo scivola e gli finisce davanti, Muro non è che può ritrarre la gamba che stava già andando per terra, voglio dire, di cosa stiamo parlando. Però vabbè, tanto Audero gliel'ha parato, rigore a Mario Rui, quindi tanto vale. Rosso di Rincon, giustissimo, perché ok che la posizione di Osimhen non è tanto quella, è il fatto che sarebbero stati Osimhen e il suo compagno contro Odero, quindi Osimhen avrebbe soltanto dovuto dare palla lì e sarebbe stato gol sicuro. Quindi no, secondo me è giusto anche il rosso. E beh, secondo rigore sì, ci sta, ci sta. Mi gira le scatole perché comunque quel poco che ho visto ieri e quello che ho visto anche oggi è stata comunque una Sampdoria diversa, migliore, più propositiva del solito. Bello il tentativo di Verra inizio partita, cioè, quello che mi fa girare le scatole, cavolo, dopo un rigore parato e quelle due o tre azioni della Samp nei 10 minuti dopo, prima il tiro di Verra e poi da calcio d'angolo colpo di testa di Neutnik, ho detto cavolo, bene, molto bene. E poi in realtà si è riusciti a perdere comunque. Ma ci sta. Ci sta perché affronti un Napoli che quest'anno è straordinario, in forma smagliante. E non a caso è la prima del campionato. Ma perché? Perché è forte, punto. Cioè, poche balle. È una squadra forte in tutto e per tutto. Il Napoli quest'anno è forte, punto. Non era anche gli altri anni, ma quest'anno sembra più squadra, più compatta, ha meno cali di concentrazione, meno distrazioni, è più continua, ecco, diciamo così. Ho deciso di sorvolare su alcuni episodi che sono successi ieri, a parte della tifoseria ospite, perché non voglio neanche darci la minima attenzione. Voglio invece concentrarmi su quello che sto vedendo. Movimento in entrata e in uscita. Per quanto riguarda la Samp e la sua rosa, mi preoccupa molto il fatto che Berezinski sia andato via e mi preoccupa molto il fatto che forse anche Colley possa andare al Cagliari. Stiamo parlando di un difensore che tutte le estati viene accostato a qualunque club di Premier League e poi sembra sicuro andare in Serie B. Se preferisci andare in Serie B che rimanere in Serie A con la tua squadra nella quale giochi da 4-5 anni, vuol dire che così tanto legato alla maglia, secondo me non lo sei. O che c'è qualcosa sotto. Il che spiegherebbe anche Berezinski. Io sono il primo ad aver criticato più e più volte Berezinski. L'unica volta che sono andato allo stadio a Marassi e l'ho visto dal vivo, Berezinski ha fatto una partita pessima. Quindi ho proprio questo ricordo. Contro la Lazio, Berezinski ha regalato i due gol alla Lazio. Però quello che non capisco è, allora Berezinski, io capisco perfettamente che possa avere l'ambizione di giocare in una squadra più forte della Sampdoria, giocare in Champions League, di giocarsi lo scudetto quest'anno, anche qualche trofeo meno succulenta, diciamo, come la Coppa Italia. Lo capisco, l'ambizione la capisco e la rispetto. Quello che non capisco è come tu, da più e più volte capitano della Samp, oddio, non sempre, però qualche partita l'ha fatta Berezinski da capitano. Dopo 5-6 anni che sei in questa squadra, dopo 5 anni, mi sembra sia 5 anni, dopo 5 anni che sei in questa squadra da capitano, decidi di andare a Napoli nel momento più critico per una cifra irrisoria. Anche questo, come Colley, mi costringe a farmi due domande. Perché? Perché?
adesso, cioè posso capire uno come Caputo che è venuto qua un anno e mezzo, primo anno discreto, come fa in fase realizzativa, in fase giocata, penoso. Capisco Caputo perché dopo un anno e mezzo che qui non si è trovato così bene a quanto pare, si è voluto andare via. Ok, lo capisco e ne ero anche molto contento, sono sincero, quando Caputo è andato via ero molto contento. Però non capisco Berzinski. Non lo capisco, datemi dello stupido se volete, ma non lo capisco. Capisco l'ambizione, ma non capisco il voler lasciare affondare questa barca quando l'acqua sta salendo. Sarò un romanticone, però la trovo una cosa sbagliata. Soprattutto poi per il diritto di riscatto 1,8 milione. Per un giocatore che è fisso nella nazionale polacca, per dirne una. Cioè, non è che stiamo parlando di uno scappato di casa. Però, vabbè. Vabbè. E in pratica, bene Lammers, perché comunque lo sto vedendo molto meglio di quanto immaginassi, sono sincero, perché all'inizio pensavo Mizek, però se non riesce neanche a emergere a Empoli, o perché non avrebbe fatto fatica. Invece l'ho visto più motivato. Quindi speriamo, speriamo veramente. E un'altra cosa molto importante, capisco perfettamente l'esigenza di vendere giocatori, di far su un po' di gruzzolino e di spendere il meno possibile, e capisco perfettamente il discorso prestiti. Prendi in prestito qualche giovane e te lo tieni lì, almeno per questi mesi. Lo capisco perfettamente, però appunto, ripeto, non condivido il pensiero dei giocatori che hanno deciso di andare via. Faccio un esempio stupido. Quando Lukaku è passato dall'Inter al Chelsea per 120 milioni, ok, lo capisco. Se fossi stato interista mi avrebbe dato fastidio, però avrei capito perché comunque l'Inter era in una situazione un po' così economicamente, e 120 milioni, cavolo, sono soldi. Qua stiamo parlando di 1,8 milioni, ragazzi, 2 milioni, facciamo 2 milioni. Cosa sono 2 milioni per la situazione in cui adesso la Samp? Cioè, se avessimo venduto Audero a 10 milioni, l'avrei capito di più. Se avessimo venduto Sabiri a 8 milioni, l'avrei capito di più. Ma anche da parte del giocatore, dire, ok, vado in un'altra squadra perché so che i soldi che arrivano dalla mia cessione servono a qualcosa. Ma con quei 2 milioni cosa ci può fare la Samp? Cioè, ok, sono pur sempre 2 milioni di euro, ma ragazzi, la Sampdoria è in una situazione in cui non bastano quei 2 milioni per fare chissà cosa. Quindi, non lo so, mi sono un po' dilungato così sul discorso mercato perché non un sassolino, è un pensiero che volevo condividere con voi. Magari mi sbaglio io, però boh, non lo so. Ditemelo voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Nel frattempo, iscrivetevi al canale YouTube e come sempre, forza Samp! Ciao popolo blucerchiato!